Proprio la volta scorsa abbiamo parlato di umanesimo, e in particolare di umanesimo italiano con Petrarca, ma Petrarca non fu certo l'unico grande letterato che ebbe un influsso sulla filosofia, che ebbe un influsso sulla mentalità dell'umanesimo, ma poi anche di rimando del Rinascimento. Oggi infatti facciamo una veloce panoramica su una serie di altri umanisti italiani, personaggi a volte poco famosi come Coluccio Salutati, di cui forse non avete mai sentito parlare, oppure Leonardo Bruni, che ha avuto un destino simile, a volte invece più celebri, perché parleremo velocemente, ma spero in maniera efficace, anche di Leonardo Valla, uno degli umanisti più famosi proprio perché il suo atteggiamento e la sua ricerca di una verità filologica lasciò decisamente il segno. Cominciamo subito dopo la sigla. Dentro la filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti, 147esima puntata. Altri umanisti italiani. Eccoci nuovi insieme, ben trovati per parlare per una ventina di minuti circa di filosofia, anche se oggi, come vedrete, come state già capendo da queste ultime puntate, più che di filosofia vera e propria parliamo di ambiente filosofico, di storia della filosofia, perché stiamo da un po' di tempo introducendo la mentalità del Rinascimento, la filosofia del Rinascimento, ma per farlo abbiamo cercato di analizzare la questione sotto diversi punti di vista e dalla scorsa puntata stiamo anche vedendo velocemente una serie di appunto umanisti, cioè letterati per lo più che filosofi, che però oltre a occuparsi di letteratura, oltre a recuperare i classici antichi, oltre a studiarli, scrissero anche di filosofia, scrissero anche di pensiero, di atteggiamento, e questo loro scrivere un certo influsso lo avrebbe lasciato. L'altra volta, da questo punto di vista, abbiamo parlato di Petrarca, che d'altronde si richiamava a grandi filosofi antichi, a Cicerone, ma poi soprattutto a Sant'Agostino, e oggi però, come vi dicevo nella premessa, ne vediamo in veloce carrellata anche alcuni altri. Perché? Perché Petrarca certo fu il più influente, fu il più importante pensatore della sua epoca del 300, ma tra la fine del 300 e l'inizio del 400, in altre zone d'Italia, emersero altri personaggi che vale la pena velocemente di presentare. Il primo della lista, come già vi anticipavo, si chiama Coluccio Salutati, vissuto tra il 1331 e il 1406 per lo più a Firenze, dove fu anche cancelliere della signoria per circa 30 anni, quindi ebbe ruoli pubblici abbastanza di rilievo. Quello che balza agli occhi però della sua filosofia, della sua presenza nel mondo culturale dell'epoca, non è tanto il ruolo politico che ebbe, quanto il suo, diciamo così, atteggiamento nei confronti della vita, che ha ben poco di medievale a guardarlo bene, sembra anticipare prepotentemente un atteggiamento nuovo che poi nel Rinascimento appunto troverà massimo sfogo. Perché questo? Perché Salutati, contrariamente a quello che si pensa del Medioevo di solito, non esalta la vita contemplativa, non esalta la preghiera, il sacrificio e l'attesa dell'aldilà, piuttosto esalta tutto il contrario. Secondo lui la vita degna di essere vissuta, la vita vera, è la vita attiva, mentre la vita contemplativa è in un certo senso una rinuncia a sé. Quindi bisogna vivere, bisogna impegnarsi, lavorare, cercare di sapere, di conoscere anche il mondo, una conoscenza che però appunto non è puro intendere, dice lui, cioè non è semplicemente capire come funziona l'universo, cosa Dio chiede a noi, cosa che già facevano i filosofi medievali, ma piuttosto la vera sapienza è la prudenza, dice lui. Cosa intende con questa prudenza? La prudenza non è altro che la ragione applicata però alla vita pratica e concreta. Cioè noi dobbiamo sì usare la ragione, ma non per chiederci come ha fatto Dio, quanto piuttosto per chiederci come dobbiamo vivere, come dobbiamo raggiungere la felicità qui sulla Terra, come dovremmo sopportare la morte qui sulla Terra e così via. E quindi, se questo è l'atteggiamento, ovviamente le discipline che diventano fondamentali per Salutati sono discipline nuove, non quelle classiche che nel Medioevo erano tanto studiate. Lui ad esempio dà una certa attenzione alla medicina, alle scienze naturali, quindi un atteggiamento molto concreto e molto pragmatico, ma più di tutte la disciplina principale secondo Salutati deve essere quella che studia le leggi, cioè quella che studia i rapporti tra gli uomini, come funziona lo Stato, come deve funzionare la signoria, come devono funzionare le varie organizzazioni umane. Di nuovo, non altre questioni metafisiche, non teologia, ma vita concreta, vita pratica, politica attiva e poi scienze ovviamente.
Tutto ciò perché? Perché bisogna cercare di trovare una via per essere, non dico felici, ma quantomeno vivere in armonia con questo mondo concreto in cui stiamo. E questo si può fare solo, appunto, cercando di capire come funziona questo mondo concretamente e come dirigere la nostra libertà. Salutati è convinto che l'uomo sia libero, ovviamente, ma questa libertà vada anche diretta, vada anche direzionata, vada anche orientata nel modo migliore, ma pragmaticamente parlando, per cercare una qualche soddisfazione, una qualche armonia in questa vita. Bisogna anche dire che, da quello che ho detto, sembrerebbe che Salutati sia un ottimista, sia un personaggio attivo e felice su questa terra. In realtà questo è vero solo fino ad un certo punto, perché Salutati in realtà ha, direi, l'ossessione della morte, si occupa moltissimo della morte, che non viene più vista come veniva vista dai filosofi scolastici, come tutto sommato un bene che prima o poi ci porterà verso Dio. La morte è un passaggio, la morte è una preparazione all'aldilà, la morte è una preparazione all'incontro con Dio. No, questo atteggiamento, che era stato abbastanza diffuso tra i filosofi della sua epoca, Salutati lo rifiuta. Secondo lui la morte è il peggiore dei mali, è il male assoluto, e bisogna cercare di quindi sopportare questo male, ma non lo si può fare in tanti modi semplici. Salutati nelle sue epistole analizza varie posizioni filosofiche, vari suggerimenti che i filosofi hanno dato per affrontare la morte, e però secondo lui pochi hanno capito che la morte è davvero un annullamento completo, l'annullamento dell'uomo, l'annullamento di quell'unione particolare tra corpo e spirito che forma l'uomo. È vero che il cristianesimo ci dice che lo spirito sopravvive e quindi la morte è solo un passaggio, ma il cristianesimo sembra non accorgersi del tutto che questo passaggio è comunque molto molto doloroso. Questo passaggio vuol dire anche annullare ciò che siamo qui sulla terra. Ecco, l'unica consolazione, dice Salutati, non è quindi la filosofia, ma è piuttosto la fede. Davanti a un dramma così forte che è quello della morte, bisogna quantomeno aver fede e sperare che questa morte appunto non sia la fine, che questa morte ci porti altrove, ci porti verso Dio in qualche misura, e quindi una beatitudine eterna. Ma il pensiero è comunque doloroso, il pensiero della morte è comunque angosciante per Salutati. Quindi vedete, questa esaltazione della vita attiva, questa esaltazione della vita concreta e delle scienze che studiano la vita attiva, in Salutati non si tramuta però in un ottimismo riguardo a questa vita attiva. Si tramuta anche in un senso tragico dell'esistenza, mi verrebbe da dire. E questa è un po' la contraddizione di vari pensatori di questa fase storica, a cavallo tra Medioevo e Rinascimento. Da un lato si sentono già proiettati in avanti perché percepiscono questa nuova sensibilità orientata verso l'attivismo, verso la concretezza, verso il mondo, Ma allo stesso tempo percepiscono anche di essere legati ancora al Medioevo e quindi vivono questo passaggio verso il mondo con una certa gravità, direi. Salutati da questo punto di vista è il massimo esempio, ma Salutati non è l'unico umanista di cui oggi parliamo. Il secondo umanista della lista di cui parliamo oggi è in realtà un discepolo di Salutati, si chiama Leonardo Bruni e vive tra il 1370 e il 1444, quindi come vedete siamo già a inizio 400, lui è originario di Arezzo, però toscano, ecco. Questo Bruni è importante sotto diversi punti di vista, da un punto di vista della storia della filosofia, perché fu responsabile di alcune importanti traduzioni in latino di opere greche. Tradusse molte cose di Aristotele e di Platone, tra cui anche l'Etica Nicomachea, l'Economica e la Politica di Aristotele, quindi di nuovo discipline pratiche, discipline concrete che dal greco per la prima volta arrivavano in latino e quindi potevano essere scoperte e riscoperte dagli intellettuali del tempo. Però ecco, oltre a tradurre, Bruni formulò anche un proprio pensiero e anche lui si trovò ad esaltare la vita attiva, la vita concreta, l'impegno in politica, forse più ancora di quanto non avesse fatto Salutati, cercando in un certo senso anche nel passato, da buon umanista, degli esempi di intellettuali, di letterati che, oltre a occuparsi di letteratura, di filosofia, di sapienza, si erano poi impegnati anche attivamente nella politica. Infatti scrisse non per nulla questo Bruni anche delle biografie come Una vita di Cicerone, classico esempio di intellettuale prestato alla politica, e Una vita di Dante, grande toscano di poco tempo prima, che aveva fatto più o meno lo stesso con esiti non troppo felici per quanto riguarda la politica. Poi ovviamente Bruni tentò anche di dare una sua formulazione filosofica studiando le filosofie antiche, cercando di trarre da queste filosofie antiche e greche un qualche insegnamento morale.
Facendo questo, occupandosi di Platone e di Aristotele, ma poi anche di altre scuole, la scuola stoica, la scuola epicurea, eccetera, Bruni sembrò accorgersi che questi insegnamenti morali, predicati dalle varie scuole, spesso anche apparentemente diversi tra loro, in realtà avevano una base comune. Cioè, secondo Bruni, in tutte le scuole filosofiche antiche principali, quelle greche, c'è una linea morale che si ritrova di filosofo in filosofo, di scuola in scuola. E quindi lui inizia a vedere queste grandi scuole antiche come in sostanziale accordo tra loro. Non solo sono in accordo tra loro e quindi da esse dobbiamo trarre poi degli insegnamenti concreti, ma, secondo Bruni, queste scuole finiscono in realtà per essere in accordo anche col cristianesimo. Cosa ci dicono, dal punto di vista morale, le vecchie scuole greche? Che bisogna cercare di ragionare, di contenere le passioni, di governare le passioni, di cercare la sapienza, eccetera, eccetera, eccetera. Ma queste cose, in fondo, dice Bruni, le ritroviamo anche nel cristianesimo. Anche il cristianesimo ci insegna a governare le passioni, ad amare il prossimo, ad agire rettamente, ad essere virtuosi e così via. Dunque, vedete, tra mondo greco, tra filosofia greca antica e mondo cristiano, dal punto di vista morale, c'è un grande accordo. E dunque noi, uomini della nostra epoca, dice Bruni, dobbiamo riscoprire la sapienza dei classici e riscoprire che questa sapienza dei classici che abbiamo dimenticato per molto tempo è in accordo con gli insegnamenti della Chiesa che oggi domina la scena. Insomma, una vita di nuovo sempre attiva, perché parliamo sempre di morale, cioè comportamento, che si ispira agli antichi ma vuole anche in un certo senso riprendere questi antichi per fonderli con la cultura del tempo, con gli ideali del tempo, in una sorta di armonia concettuale che, secondo Bruni, è facile da realizzare. Ultimo, ma solo dal punto di vista cronologico umanista di cui parliamo oggi, è forse il più celebre dei tre, si chiama Lorenzo Valla, vissuto tra il 1407 e il 1457, quindi di nuovo prima metà del 400, vissuto a Roma, nativo di Roma, ma poi anche in altre città italiane, tra cui per un certo periodo anche Napoli. Valla va in linea con quello che abbiamo detto fino adesso, perché anche lui esalta la vita attiva, esalta la vita pratica, ma soprattutto aggiunge qualcosa rispetto ai due che abbiamo già citato, a Salutati e a Bruni. Cosa aggiunge? Due aspetti soprattutto. Il primo aspetto è un'attenzione alla religione, ma una religione in chiave più personale, più individuale, una critica da un lato alla Chiesa come organizzazione e un'esaltazione della religiosità interiore, che è molto moderna perché, adesso ne parleremo, sembra quasi anticipare alcuni aspetti del protestantesimo e di quello che avverrà quasi un secolo dopo con la riforma luterana. Dall'altro, è vero che c'è un'esaltazione della vita attiva e della morale, ed è vero anche che Valla recupera i vecchi maestri greci, ma c'è una scuola in particolare a cui Valla si lega maggiormente, perché pur riprendendo tutti, si richiama sicuramente molto di più all'epicureismo. Nella sua filosofia si sentono echi piuttosto chiari di Epicuro, il che rappresenta una cosa importante perché, come ricorderete, l'epicureismo durante il Medioevo era stato tacciato di ogni male, era stata vista come la scuola filosofica greca dedita all'edonismo, dedita solo ai piaceri e quindi molto molto lontana da un'etica cristiana. Valla inizia un percorso che poi continuerà nel Rinascimento di recupero, in realtà di riscoperta di questo epicureismo e di magari anche ammorbidimento di alcuni suoi aspetti per rendere fruibile qualche aspetto della sua filosofia anche in chiave cristiana. Ma vediamo meglio queste cose più in dettaglio. Diciamo che già nel 1431, quando ha 24 anni, Valla scrive una opera filosofica che è abbastanza importante, si intitola non a caso Sul piacere. È un dialogo articolato in tre parti in cui difende l'idea che esiste un unico bene e un unico fine in tutte le attività umane, e questo bene, questo fine, sia sostanzialmente il piacere. Una tesi tipicamente epicurea, che però Valla fa sua. Ogni cosa che facciamo, ogni azione, ogni lavoro che compiamo è sempre diretto a un fine, che è il piacere o quantomeno l'utilità. Tutto quello che avviene nel mondo è fatto così. Anche la politica funziona in questo modo. Anche l'organizzazione statale è diretta al piacere o quantomeno all'utilità che genera piacere. Ma lo stesso si può dire dell'arte, lo stesso si può dire della medicina, lo stesso si può dire dell'oratoria, lo stesso si può dire della giurisprudenza. Tutto quello che facciamo serve a portare all'uomo utilità, vantaggio e quindi piacere.
Quindi, se questo è vero e Valla ne è abbastanza convinto, in cosa consiste la nostra morale, in cosa consiste la nostra filosofia? Deve consistere nella scelta dei piaceri, nella scelta direi anche oculata dei piaceri, perché ovviamente i piaceri sono tanti, ma alcuni piaceri sono distruttivi, alcuni costruttivi, alcuni piaceri ci portano ad aumentare i piaceri in prospettiva, alcuni ci portano in realtà a un piacere fugace che poi lascia presto spazio al dolore. Allora la virtù sta nello scegliere i piaceri. Ricordate che già Epicuro ha parlato di un calcolo dei piaceri, in questo senso Valla sembra proprio riprendere quegli aspetti. Pertanto chi è il saggio, il virtuoso, chi è il filosofo? Il filosofo è colui che riesce, dice così Valla, ad anteporre il maggior vantaggio al minore e il minor svantaggio al maggiore, cioè quando noi abbiamo davanti a noi vantaggi e svantaggi, e a volte più vantaggi e a volte più svantaggi, dobbiamo sapere calcolare qual è il vantaggio più importante e qual è quello meno importante, qual è lo svantaggio che per forza di cose dovremmo sopportare ma più sopportabile e qual è lo svantaggio che invece ci danneggia di più, e poi scegliere ovviamente sulla base di questo calcolo. Da questo punto di vista, dice Valla, anche il cristianesimo, guardate, è in linea con questa filosofia, perché anche il cristianesimo agisce per il piacere. È una tesi un po' ardita quella di Valla, ma lui dice, attenzione, agisce per il piacere non tanto in questa terra quanto nel mondo celeste. Quindi, quando il cristianesimo ci dice di amare il prossimo, di sopportare, di sacrificarci, ci sta dicendo di fare un calcolo dei piaceri. Ci sta dicendo, oggi sopporta, oggi perdona, oggi soffri perché avrai un vantaggio più grande poi. Quindi sta dicendo, accetta questo svantaggio oggi perché ne avrai un piacere successivo. Quindi, dice lui, ogni cosa che facciamo va calcolata sulla base del piacere. Questo vale per il cristianesimo e vale ovviamente anche per la vita pratica e concreta. Ovvio che Valla però non è famoso solo per questo. Questo ci interessa perché anticipa alcuni temi tipicamente rinascimentali. D'altronde Valla, vi ho detto, arriva quasi alla metà del 400 con le sue opere, quindi è già in odore di rinascimento. Ma Valla è famoso anche e soprattutto per l'aspetto religioso, come vi dicevo prima. Il testo di cui lo avete sentito nominare come autore, famosissimo, è un testo del 1440, un opuscolo intitolato La donazione di Costantino, erroneamente creduta e finta. Questo è un testo celeberrimo perché cosa fa in questo piccolo libricino Valla? Prende la cosiddetta donazione di Costantino, un documento che aveva già qualche secolo sulle spalle, documento che la Chiesa, il Papa, aveva più volte utilizzato nel corso dei secoli per dire guardate che il territorio di Roma e del Lazio è nostro perché ci è stato donato direttamente dall'imperatore Costantino. Ebbene, Valla riprende questo testo e dimostra con le armi della filologia che è un falso sostanzialmente, è il primo, forse più famoso, falso storico denunciato pubblicamente della storia. La donazione di Costantino è un artefatto, un documento falso, mai redatto da Costantino, ma redatto in epoca successiva, che la Curia Vaticana preparò per avallare la pretesa della Chiesa di governare su certi territori, quando di fatto questo documento non esisteva. E Valla riesce a dimostrare in maniera piuttosto semplice agli occhi di noi contemporanei, ma per l'epoca molto innovativa, perché Valla studia il latino in cui è scritto questo testo e riesce a dimostrare che, anche per una serie poi di errori storici, non può essere latino dell'epoca di Costantino, ma è il latino di un'epoca molto successiva. Dunque non può essere stato scritto al momento, all'apice del potere di Costantino, ma è stato redatto durante il Medioevo. Questa denuncia di Valla apre le porte alla filologia, perché Valla è quasi il padre padrone di questa nuova disciplina che studierà i falsi e l'attendibilità dei documenti, ma anche una grande eco politica ovviamente, perché su questo documento la Chiesa aveva basato una buona parte della sua polemica col potere imperiale, in una fase in cui la Chiesa da questo punto di vista è già in crisi e Valla le dà forse il colpo definitivo. Ma d'altronde Valla, l'avevo detto anche prima, non ha una grande stima della Chiesa come istituzione, ritiene che la Chiesa non debba regolare la vita religiosa dei fedeli. Piuttosto la Chiesa deve lasciare che ogni fedele faccia emergere la sua religiosità autentica, la sua religiosità interiore, perché bisogna che il fedele trovi il cristianesimo più dentro di sé che non nella Chiesa come istituzione. Insomma, in Valla emerge, direi, proprio un'esigenza di libertà religiosa quasi, che sembra anticipare, come vi anticipavo anch'io, alcune istanze della Riforma Luterana, questo bisogno di cercare Dio dentro di sé e non nelle istituzioni, che poi Lutero declinerà come libero esame delle scritture e
via così. Ma questo è già un elemento nuovo interessante che valeva la pena di menzionare. Ecco, con questo abbiamo sostanzialmente finito quello che c'era da dire oggi su questi tre pensatori e abbiamo finito anche la pagina dedicata, direi, all'umanesimo, perché la prossima volta parleremo di platonismo e aristotelismo e di come vennero recuperati in dettaglio nel Rinascimento. Ma per oggi concludiamo qui. Vi ricordo che il podcast lo trovate su tante diverse piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma su queste stesse piattaforme trovate anche il podcast gemello chiamato Dentro alla Storia. Io vi ricordo che se cercate video, spiegazioni di storia e di filosofia anche su altre epoche, potete cercarmi su YouTube come Ermanno Ferretti o come Scrip, e lì ci sono circa 1000+ video. In più vi ricordo che se volete rimanere in contatto, sapere quando escono i podcast, i video e tutto il resto, potete seguirmi sui social network. Sono presente su Facebook, Twitter e Instagram col nickname di Scrip, oppure potete abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale che mando appunto ogni lunedì sera. La trovate andando all'indirizzo internet ermannoferretti.it, lì subito sull'home page c'è modo di lasciare la vostra email e ricevere appunto questa mail che ricapitola un po' tutto quello che è accaduto durante la settimana, libri letti, film visti, video fatti, eccetera. Infine vi ricordo anche che tra 5 giorni esce come sempre una nuova puntata del nostro podcast e quindi ci troviamo lì per parlare ancora di filosofia. Ciao, alla prossima.